Grazie Eccellenza. Intervengo per alcune considerazioni su quanto esposto dal consigliere Ciacci di Libera, perché credo che serva in questo momento fare un po' di chiarezza. Un po' di chiarezza perché io nelle mie dichiarazioni che ho fatto a mezzo stampa non ho assolutissimamente detto che il progetto della rotatoria di Murata deve essere bloccato. Nelle mie dichiarazioni non c'è assolutissimamente scritto che il progetto della rotatoria di Murata deve essere bloccato e non intendo fermarlo. Voglio fare questo intervento per chiarezza perché nella popolazione è scaturita anche un dibattito su Facebook dove viene detto il segretario Canti vuole fermare la rotatoria di Murata. Io non l'ho mai detto. Io non ho mai detto che la rotatoria di Murata deve essere fermata. Vanno fatti degli approfondimenti, perché questo ho detto, vanno fatti degli approfondimenti. Quali approfondimenti vanno fatti? Lo spiego e ci tengo a farlo pubblicamente. Io appena mi sono insediato nella segreteria di Stato per il territorio, come credo sia giusto e ammesso da parte di tutti i segretari che si sono insediati nelle rispettive segreterie da un mese, ho chiesto degli incontri con i responsabili dell'azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici e con il dirigente facente funzione dell'ufficio progettazione. Dall'analisi di questi incontri ho voluto fare un incontro per, diciamo così, avere un aggiornamento su tutto lo stato dei progetti relative alle opere pubbliche, quindi relativamente alle gare di appalto, agli appalti pubblici, allo stato dei progetti e allo stato d'avanzamento dei lavori. Quando siamo arrivati nello specifico della rotatoria di Murata, non mi sono stati rilevati alcun tipo di problematiche, se non che è stato detto facciamo un secondo passaggio, quindi un secondo incontro, per parlare di quelle che sono le problematiche relativamente alla viabilità per il proseguo dei lavori. Abbiamo effettuato un secondo incontro nella settimana successiva dove mi sono state avanzate delle proposte di chiusura della viabilità del tratto della Sottomontana perché doveva essere organizzato il proseguo del cantiere. Da questo incontro abbiamo detto aggiorniamoci un attimo perché evidentemente chiudere la viabilità della Sottomontana potrebbe diventare problematico. Valutiamo eventualmente di chiudere esclusivamente una corsia per non appunto creare dei disagi alla circolazione. Questo è stato detto nel secondo incontro, ma mai, ripeto, mai mi è stato riferito di problemi. In congresso di Stato, due settimane fa, sono il collega Fabio Righi, il collega all'industria, ha portato una delibera in congresso di Stato per concedere ulteriori 180 giorni alla ditta a cui è stato appaltato il lavoro della rotatoria di Murata, quindi alla ditta Fabbri Costruzioni, per concedere 180 giorni ulteriori per poter proseguire con questo lavoro. Mi si è accesa una lampadina, ho detto perché viene questo tipo di richiesta quando nei due incontri successivi non mi sono state rilevate alcun tipo di problematiche. Non ho fatto altro che tornare giù nella mia sede, chiamare il direttore dell'azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici e chiedere chiarimenti su questa nota, perché è venuto un po' tutto il dubbio. Il direttore dell'azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici mi ha contestualmente riferito l'appalto complessivo della costruzione della rotatoria di Murata, quindi tutto il lavoro, doveva essere completato in 147 giorni lavorativi. 147 giorni che rientrano nei 180 della prima richiesta che ha fatto. Allora, se il lavoro che doveva essere realizzato in 147 giorni ed è partito nel mese di agosto, ad oggi sono passati 180 giorni e abbiamo solo il muro. Mi sono interrogato, che cosa è successo? Di che tipo di problematiche ci sono state? Allora, faccio un passo indietro. Nei 147 giorni di lavoro per la costruzione della rotatoria, quindi per avere la rotatoria finita, tre settimane, un mese di tempo doveva essere impiegato per fare i tiranti, i pali e la costruzione del muro. Anziché un mese di tempo ce ne abbiamo messi 3 mesi e mezzo. Allora,
ho chiesto spiegazioni, perché siamo ancora fermi alla realizzazione del muro. Il problema mi è stato posto e mi è stato spiegato che c'è stata una problematica riguardante la realizzazione dei tiranti da parte dell'impresa che a sua volta ha subappaltato un'impresa italiana. Quindi nella Repubblica di San Marino abbiamo un'impresa italiana che si è aggiudicata il lavoro e ha subappaltato a un'altra impresa italiana il lavoro. Allora, è su questo che io vorrei focalizzare l'attenzione, è su questo che io vorrei porre delle problematiche alla cittadinanza. In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, dove imprese sammarinesi hanno fatto ricorso a quella gara di appalto per potersi aggiudicare l'appalto, e sappiamo tutti che le imprese italiane sono più vantaggiose nella realizzazione delle opere pubbliche e quindi nella partecipazione di gara d'appalto, a sua volta, una volta aggiudicata a un'impresa italiana, è stata subappaltata alle imprese italiane. Ma perché? Perché l'impresa italiana ha chiesto alle imprese sammarinesi che avevano partecipato alla gara d'appalto di subappaltare, ma hanno rifiutato, giustamente, perché sono entrati in causa. È su questo che io vorrei focalizzare l'attenzione. È su questo che io ho espresso delle perplessità. Poi magari non sono stato bravo a spiegarlo pubblicamente, perché non sono stato bravo, questo forse faccio un mea culpa, però il risultato è questo purtroppo ad oggi, che il cantiere è fermo, il cantiere è di fatto fermo, non perché l'ha fermato il sottoscritto, non perché l'ha fermato il segretario di Stato Canti, perché l'impresa Fabbri Costruzioni ha terminato i 180 giorni per poter lavorare nella Repubblica di San Marino. E se il Congresso di Stato non concede ulteriori 180 giorni, l'impresa non va avanti e il cantiere è fermo. Questa è la vera motivazione. Questa è la vera motivazione. Comunque abbiamo chiesto delle spiegazioni, verranno messe per iscritto le vere motivazioni per cui ci sono state delle problematiche nel cantiere e si va avanti. Non è volontà di nessuno fermare il cantiere. La perplessità c'è però. Perché in un cantiere che doveva durare 147 giorni, sono passati 180 giorni, abbiamo fatto solo lavori che erano preventivati in un mese, il problema c'è e vogliamo capire qual è il problema. Tutto qui. Mi dispiace che il Paese si sia allarmato nel dire il segretario Canti vuole fermare la costruzione della rotatoria di Murata. Io non l'ho mai detto. Anzi, mi fa piacere che questa è occasione per dire pubblicamente quello che veramente è la realtà dei fatti. Se ci sono delle problematiche di tipo imprevisti nella gara d'appalto, è giusto spiegarli alla gente. Quali sono questi imprevisti che non hanno permesso e non hanno consentito all'impresa di proseguire nel proprio lavoro? Lo possiamo dire pubblicamente, ma non deve passare messaggio pubblicamente che il segretario di Stato Canti vuole fermare la costruzione della rotatoria, perché non è vero, non è questo. E mi spiace vedere che il consigliere Vladimiro Selva sottoscrive una interpellanza per avere informazioni quando lui le ha direttamente all'interno del suo ufficio. Mi spiace vedere questo. Allora, io credo che occorre bene verificare quale tipo di problema effettivamente si è riscontrato all'interno della costruzione dei lavori della rotatoria di Murata. Capire se vi è stato anche un aumento dei costi, perché se si è riscontrata una problematica, credo sia importante capire se effettivamente si riscontrerà anche un aumento dei costi, e poi di lì si riparte, ma si va avanti. Si deve andare avanti sprombattuto su quel progetto. Io lo ripeto, non ho mai detto di voler fermare i lavori della costruzione della rotatoria. E questo ci tengo a precisarlo. Per quanto riguarda invece le altre opere pubbliche che il consigliere Ciacci ha menzionato nel suo intervento, e mi riferisco anche in particolare ai bagni pubblici del centro storico di città, vorrei riferire questo. Per quanto riguarda i bagni nel piazzale Calcigni, lì c'è un progetto redatto sempre dall'ufficio progettazione che riguarda un ampliamento, riguarda la sistemazione di quelli esistenti, un progetto che mi è stato presentato sempre nell'incontro che ho ricordato all'inizio, ha un costo di 850.000 euro. Allora, io mi sono interrogato se per fare
un bagno, l'ampliamento di alcuni bagni pubblici. Dobbiamo spendere in un momento di difficoltà, di crisi economica come quella che stiamo vivendo, 850.000 euro. Forse è il caso di parlarne a livello di maggioranza, a livello di paese, perché non credo che debba rappresentare la priorità. Sicuramente occorre fare degli interventi, perché è necessario fare degli interventi urgenti per ripristinare i servizi igienici esistenti, e su questo sono pienamente consapevole e sono d'accordo nel fare delle opere di manutenzione ordinaria urgenti nei bagni tuttora esistenti, per ridare il servizio ai tutti i turisti che, arrivando con il pullman lì in Piazzale Calcigni, hanno la necessità di poter usufruire di un bagno. Quindi questo è un intervento da mettere con urgenza in programma e da fare subito. Quindi ripristinare il servizio igienico esistente con nuovi bagni praticamente, con nuove piastrellature, non so come può essere fatto, però è un intervento minimale che con 30, 40, 50 mila euro si può fare e va eseguito subito. Non possiamo lasciare un bagno in quello stato così indecoroso, perché non è un gran bigliettino da visita, non è una gran bella immagine che diamo in questo momento al paese, al turista quando arriva nella Repubblica di San Marino, e io sono il primo a dire che questo intervento va fatto. Per quanto riguarda invece altri interventi pubblici riguardanti infrastrutture sia nel centro storico e di fuori del centro storico, io sto facendo e sto lavorando su un piano operativo al fine di ridare una nuova immagine nel nostro centro storico. Occorre mettere il nostro paese in una condizione di essere attrattivo. Dobbiamo individuare insieme, qui lo dobbiamo fare veramente insieme, un grandissimo progetto, perché va fatto insieme. E quando dico insieme, tutta la politica, sia la maggioranza che l'opposizione, aperto alle associazioni di categoria, agli operatori economici, a tutto il paese. Va fatto un progetto di rilancio delle nostre infrastrutture nel nostro paese, e mi riferisco in particolare all'interno del nostro sito UNESCO, all'interno del centro storico della città di San Marino e all'interno del centro storico di Borgo Maggiore. Va fatto un progetto unitario, un progetto che deve partire da un riassunto complessivo di quelli che sono gli interventi in corso di progettazione, in corso di realizzazione, in corso di appalto, eccetera. Poi di lì insieme si definiscono le priorità, perché è questo che va fatto ed è questo su cui sto lavorando e che credo che alla fine del mese o i primi del prossimo mese presenterò. Quindi ci tenevo a fare presente questa cosa, perché credo che mi è stata data occasione per rispondere innanzitutto a quelli che erano i lavori della rotatoria di Murata e di parlare un po' più a carattere generale per quanto riguarda la realizzazione e la progettazione di opere pubbliche. Grazie Eccellenza.